Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il caos sulla A14 e sulla Statale 16. Restano sotto sequestro i viadotti dell'autostrada e il traffico sulla Statale 16 Adriatica permane fuori controllo. Gli ingorghi e la qualità dell'aria, soprattutto nel comune di Silvi, sono in peggioramento costante. La Polizia Municipale di Silvi ha censito 4.000 tir sulla statale nel giro di sole 24 ore. Venerdì è previsto un tavolo tecnico proprio a Silvi per discutere delle eventuali misure d'emergenza da approntare. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Restano sotto sequestro i viadotti sulla A14. Il Tribunale del Risame ha rigettato le tre istanze presentate da ASPI. È massima emergenza sull'autostrada, con code di circa 20 km, e sulla SS16 a causa delle deviazioni provocate dal sequestro preventivo delle barriere di sicurezza sui viadotti autostradali. Il traffico tra le uscite Atri Pineto e Pescara Nord è completamente congestionato. Secondo i dati della Polizia Municipale di Silvi, ieri sono transitati ben 4.000 tir, di cui 3.522 con rimorchio e 478 senza. Questi mezzi pesanti, oltre a 10.011 automobili, censite ieri nel giro di 24 ore, bloccati in file chilometriche e giganteschi ingorghi. La situazione è fuori controllo, ha dichiarato il sindaco di Silvi, Andrea Scordella. È improponibile pensare di poter gestire come comune una situazione del genere. Nel frattempo, il prefetto di Teramo ha dato indicazione di tenere il giallo lampeggiante sui semafori, nel tentativo, seppur assumendosi alcuni rischi, di snellire il traffico cittadino. Oltre che sui nervi tesi di camionisti e automobilisti, il problema si riflette anche su chi vive a ridosso della nazionale, 24 ore su 24 con il rumore dei tir nelle orecchie, senza considerare il rischio per la salute prodotto dai gas di scarico, che di giorno in giorno è destinato a peggiorare. Ed è così che agli albori degli anni 20 il traffico mette in ginocchio tutta l'area costiera abruzzese. Domani ci sarà l'audizione del direttore del settimo tronco autostradale al Ministero dei Trasporti. Venerdì a Silvi ci sarà un tavolo tecnico tra Regione, Autostrade, Comuni, ASL e ARTA. Se non si dovesse identificare una soluzione al più presto, la situazione è destinata a degenerare ulteriormente. Ora il caso popolare di Bari che arriva sul tavolo della Regione Abruzzo che con i sindacati ha istituito un confronto permanente per monitorare la crisi dell'istituto bancario pugliese che in Abruzzo nel 2015 ha acquisito Tercas e Caripe. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Quello che è venuto fuori è un allarme che a sensazione si ha sia da parte nostra sia da parte delle organizzazioni sindacali che si ha leggendo la stampa, le notizie che arrivano, cioè di una vertenza che non è unica ma si sta spacchettando, cioè la Puglia viaggia per conto suo, la Regione Abruzzo viaggia per conto suo e chiaramente c'è una specie di scarica di responsabilità di questo crack tutto nei confronti dell'Abruzzo, di quella fusione che c'è stata con Caripe e con Tercas. Non è così perché le difficoltà della banca si conoscono, d'altronde le relazioni della Banca d'Italia erano chiare. Noi non dobbiamo permettere che ci sia questo spacchettamento perché dallo spacchettamento la Regione Abruzzo esce penalizzata, per cui chiederemo alle forze politiche abruzzesi di mantenere sindacali, di mantenere questa vertenza unica, attendiamo l'incontro con i commissari e poi porremo in essere una serie di azioni comuni che riguardano non solo i sindacati e professionali di categoria, ma che riguardano il mondo imprenditoriale a 360 gradi, così come il mondo politico, perché l'Abruzzo deve essere difeso nella sua interezza. Qui parliamo di 90 sportelli, molti nelle zone interne, parliamo di 800 dipendenti e la Regione Puglia non è che ha molti dipendenti in più rispetto a noi, quindi uno spacchettamento ci penalizzerebbe notevolmente. Lei ha provato ad avere un'interlocuzione con l'assessore regionale della Puglia? Nell'interlocuzione non c'è stata ancora nei termini che ci aspettavamo, cioè come spesso accade nelle altre vertenze che ci sia ampia collaborazione. È come se ognuno si dovesse vedere i fatti in casa propria, ma non è così perché per noi è una vertenza unica che deve essere risolta a livello politico e nazionale a livello unico.
Adesso torniamo sulle problematiche della Sevel. L'Unione Sindacale di Base ha proclamato da domani e su tutti i turni lo sciopero di 2 ore all'interno dello stabilimento Sevel. Dopo la morte dell'operaio della manutenzione lo scorso 3 di gennaio, i sindacati chiedono un maggiore impegno sulla sicurezza all'interno della fabbrica che produce il Ducato. Intanto permane il sequestro dell'Ute 1 di Lastratura e scatta la cassa integrazione per 700 lavoratori. Il servizio. Dopo l'incidente del 3 gennaio in cui ha perso la vita il 29enne manutentore del Frusinate Christian Terilli, alla Sevel è scattata la cassa integrazione per 700 lavoratori fino al 12 gennaio a causa del sequestro della Ute 1 del reparto Lastratura, che farà scendere la produzione da 1200 a circa 900 furgoni al giorno. Le aree produttive interessate dalla cassa integrazione parziale sono Lastratura e Verniciatura su 3 turni, mentre per il montaggio la cassa integrazione riguarda solo il terzo turno. L'unità operativa di Lastratura intanto è stata completamente chiusa con pannellature per tutti gli 85 metri di lunghezza e gli 800 metri quadrati di superficie. L'autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro la linea fiancate furgoni sinistra corte, dove è caduto il castelletto di traslazione da 2 quintali che ha schiacciato l'operaio. Il risultato dell'autopsia sul corpo del giovane manutentore ha confermato la prima ipotesi: Terilli è deceduto a causa di un trauma toracico dorsale chiuso, secondo quanto stabilito dal dottor Domenico Angelucci dell'ASL provinciale, che ha eseguito l'esame all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, alla presenza dei periti di parte, il professor Antonio Oliva di Roma per la famiglia della vittima, Giorgio De Gennis per conto della ditta di manutenzione Sinergia e Christian Dovidio per Fiat Chrysler Automobile Sevel. Il peso del castelletto di traslazione è caduto addosso all'operaio, ha causato anche la rottura della spina dorsale e dell'aorta addominale con conseguente shock emorragico. Dal corpo dell'operaio sono stati effettuati anche i prelievi per gli esami istologici, tossicologici e per l'alcol. Attualmente sono 6 le persone indagate dal PM di Lanciano Serena Rossi per presunto omicidio colposo. I rispettivi responsabili delle società interessate del settore sicurezza di Fiat Chrysler Automobile Sevel, Comau di Torino, ditta appaltante, e Sinergia, che ha preso il subappalto. Nei prossimi giorni la procura nominerà i periti tecnici per accertare le ragioni del crollo dell'impianto. La procura di Lanciano ha dato il nulla osta alla sepoltura e alle esequie nel paese di origine di Terilli, dove è stato proclamato il lutto cittadino per l'operaio che lascia moglie e 2 bambini di 6 e 2 anni. L'incidente ovviamente ha riaperto il dibattito sulla sicurezza e sulla prevenzione all'interno dello stabilimento del Ducato in Val di Sangro. Ieri c'è stato un confronto tra sindacati e azienda, mentre il sindacato di base ha proclamato lo sciopero e chiede di essere ascoltato dal PM di Lanciano, oltre a valutare la costituzione di parte civile. Noi chiediamo di essere convocati dal PM di Lanciano per capire e dare anche degli elementi di considerazione per quello che riguarda domande sull'organizzazione del lavoro, sulla tempistica, domande sullo specifico, visto che vantiamo una discreta esperienza dal punto di vista della tutela dei lavoratori in ambito di sicurezza e sulle linee di produzione. Abbiamo personale competente, per cui crediamo di poter dare un buon contributo a capire come è andata la dinamica e anche a fornire una tutela alla famiglia e ai lavoratori di FCA e della Sevel e anche dell'indotto Comau e Sinergie. La seconda questione riguarda anche le condizioni di lavoro in FCA. A ottobre, a fine ottobre, se non ricordo male, è morto un altro manutentore di FCA presso lo stabilimento di Cassino, Fabrizio Greco, anche lui molto giovane, anche lui padre di figli. Crediamo che questi non sono casi, sono questioni che vengono fuori dall'organizzazione del lavoro. Proseguiamo con il nostro telegiornale e cambiamo argomento. Un'odissea che continua inesorabile per gli sfollati a Terre di Teramo. Questo è il duro intervento del Movimento 5 Stelle sulla questione delle assegnazioni degli alloggi ai terremotati e interroga i Ater e Comune sul perché del ritardo. Sentiamo il servizio di Tania Bondici Castelli.
Ancora in alto mare il rientro a casa degli sfollati Ater di Teramo. Siamo a gennaio 2020 e centinaia di persone sono ancora fuori dalle proprie abitazioni dal sisma del 2016. C'è stato un sussulto di speranza quando il 13 dicembre scorso il consiglio di amministrazione dell'azienda per l'edilizia residenziale teramana aveva annunciato l'acquisizione al patrimonio dell'ente di 147 unità immobiliari, effettuando i primi 100 rogiti notarili prima di Natale. Le case insomma erano a portata di mano e molti avevano pensato di poter trascorrere le feste in una nuova abitazione, ma non è andata così. La presidente dell'Ater Teramo, Maria Ceci, ha dichiarato ad oggi che sono stati acquistati esattamente 80 alloggi da destinare agli sfollati di categoria E, 24 a Teramo città e gli altri nei comuni di Montorio e Mociano. Per la fine di gennaio 2020 l'Ater Teramo dovrebbe completare l'acquisto delle 147 case, di cui 87 per il comune di Teramo. Ora però c'è il problema dell'assegnazione e i tempi si allungano di molto. Non abbiamo mai parlato di assegnazione di alloggi, ha precisato più volte la presidente Ceci, ma solo di disponibilità di ingresso di questi nel patrimonio Ater. L'assegnazione ora spetterebbe al comune di Teramo, che si è però trovato spiazzato da un annuncio ritenuto vago nei numeri e che alimenterebbe false speranze nei tempi. Il sindaco Gian Guido D'Alberto contava su 147 abitazioni totali per il comune di Teramo, secondo la previsione avuta dalla regione Abruzzo. Essendone meno, la conseguenza è stata la sospensione del bando di assegnazione già fatto dal comune, che resta in attesa di avere un quadro definitivo dall'Ater degli alloggi disponibili per Teramo città. Un'odissea per gli sfollati teramani che continua inesorabile, secondo il Movimento 5 Stelle, che ad inizio anno interviene con una nota durissima. Com'è possibile che nel giro di neanche 20 giorni si sia passati dalle certezze alle possibilità? Si chiede Pina Ciammariconi, capogruppo pentastellata al comune di Teramo. Quali saranno i tempi delle nuove assegnazioni? Il numero degli appartamenti acquistati è commisurato al reale bisogno abitativo? Si è tenuto conto dell'appartenenza dei cittadini ad un determinato comune o c'è il rischio che essi possano essere dislocati altrove? Le uniche buone notizie arrivano dal commissario alla ricostruzione Piero Farabollini, che ha decretato nuovo personale nei comuni per smaltire le pratiche del terremoto e ha annunciato una proroga delle scadenze per le domande di contributo di danni lievi e gravi. Farabollini ha rassicurato i cittadini terremotati che la richiesta per i danni lievi potrà essere presentata fino al 30 giugno 2020, mentre la presentazione delle richieste per i danni gravi slitta fino al 31 dicembre 2020. Il trasporto pubblico è in continuo e progressivo decadimento. La forte denuncia arriva dalle sigle sindacali CGIL, CISL, UIL e CISAL, che accusano la regione di aver operato scelte contrarie a quelle necessarie al buon funzionamento del trasporto pubblico. Sentiamo il servizio. Abbiamo attivato intanto le procedure di raffreddamento e conciliazione nei confronti della società regionale di trasporti. Siamo già alla seconda fase, quindi ci aspettiamo nei prossimi giorni la convocazione da parte della prefettura. Al tempo stesso ci stiamo muovendo anche attraverso delle denunce e ci riferiamo in modo specifico ai subaffidamenti che la società regionale di trasporti sta effettuando in questi mesi. Quindi abbiamo fatto partire proprio nei giorni scorsi una denuncia che abbiamo indirizzato sia all'Ispettorato del Lavoro e sia all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, quindi all'INPS, affinché accertino e verifichino la corretta applicazione dei contratti di lavoro da parte non soltanto delle aziende che hanno avuto in subaffidamento i servizi da TUA, ma in generale di tutte le aziende di trasporto che operano in Abruzzo. Si parla anche di investimenti che l'azienda dovrebbe fare per il futuro. Sì, diciamo che più che l'azienda dovrebbe essere la Regione a predisporre i fondi per gli investimenti a tutte le società del trasporto pubblico locale in Abruzzo, ivi comprese quelle che sono le particolarità del territorio, quali la filovia per esempio a Chieti. Invece assistiamo a una decurtazione del 5% delle percorrenze sulla filovia in un quadro dove la mobilità ecologica dovrebbe farla da padrona, invece assistiamo ai tagli proprio su quel settore. C'è anche una circolare che voi avete tirato fuori, avete tirato in ballo?
Beh sì, noi abbiamo fatto riferimento all'ultimo atto, la delibera di giunta regionale 756, con cui la Regione, dando seguito a una precedente delibera del precedente Consiglio regionale, ha praticamente stabilito quali sono le regole per gli affidamenti dei servizi di trasporto una volta che scadranno le concessioni che sono ancora in regime di proroga. Questo a far data dal 1 gennaio 2021 dovrà dare i suoi effetti. Che cosa ha stabilito la Giunta Marsiglio? Di affidare con soli 5 procedimenti di licitazione privata di 5 altrettanti lotti i servizi e procedere con ben 18 subaffidamenti diretti concessi a delle aziende rispetto alle quali non si sa quali saranno i criteri di scelta. Cosa ci preoccupa? Il dumping che questo determina a danno dei lavoratori, a danno dell'occupazione e soprattutto a danno della qualità dei servizi. Tra le problematiche c'è anche quella dell'esternalizzazione dei servizi. Un'azienda di trasporto pubblico non ha la prerogativa di fare utili, ma deve restituire alla collettività occupazione, e qui parliamo di oltre 150 posti di lavoro, e servizi intesi come qualità del servizio e garanzia dell'esercizio programmato. Questo non sta avvenendo in TUA, che tra l'altro è un'azienda con affidamento in house, quindi ha la certezza dei fondi per un periodo ben definito nel tempo, che invece le immagini che, dove sono state esternalizzate le linee ad alcune aziende private, in alcuni ambiti tu ha dovuto garantire i pullman e in alcuni altri ambiti addirittura ha dovuto garantire le corse bis. Questo ci lascia perplessi sulla riuscita dell'operazione. Voltiamo pagina, polemica all'Aquila sulle decisioni del Comune per quanto riguarda il dimensionamento scolastico. Sul tema si preannuncia un gennaio infuocato per la contrarietà di docenti e genitori. Sentiamo Daniela Rosone. Si preannuncia un gennaio infuocato per le scuole aquilane. Il tema è ancora una volta il dimensionamento scolastico, tanto osteggiato da docenti e genitori. I prossimi giorni saranno decisivi per capire che effetto avrà questa manovra decisa dal Comune, passata pure in Regione, sul rimescolamento dei docenti delle scuole medie. Una vicenda complessa che in questi mesi ha visto assemblee, raccolte firme, tavoli con il ministro Fioramonti ormai dimessosi e le repliche del Comune dell'assessore Bignotti. La paura dei docenti è di perdere, dopo anni di servizio stabile negli istituti ai quali erano stati assegnati, le posizioni acquisite e di dover subire dei trasferimenti. La CGIL per il prossimo venerdì ha così promosso una nuova assemblea al quale è stato invitato a partecipare sia il personale ATA che quello docente. Ci sarà come ospite Amerigo Campanari, esperto di mobilità della FLC nazionale. L'incontro ci sarà dalle 8.30 alle 10.30 nell'Aula Magna dell'ITIS. Miriam Del Biondo della CGIL ha spiegato che nonostante le rassicurazioni, le operazioni relative al personale stanno creando forte preoccupazione e confusione tra i docenti. Il sindaco Biondi nei giorni scorsi è intervenuto sul tema, spiegando che si impegnerà anche con l'ufficio scolastico regionale per dirimere le questioni di gestione del personale, che anche grazie alla protesta dei docenti coinvolti, soprattutto quello della secondaria di primo grado, stanno emergendo con forza. La Del Biondo, come altri, continua a sostenere che per il piano di dimensionamento si poteva attendere almeno un anno, condividendolo pienamente con la città, con chi vive ogni giorno la scuola e con la popolazione. Avrebbe permesso questo una maggiore distensione operativa. Venerdì, insomma, se ne discuterà nell'assemblea. I sindacati sono pronti a vigilare affinché le norme siano applicate in modo corretto e nella forma meno dolorosa per i docenti. Si scaldano i motori della campagna elettorale ad Avezzano in vista delle prossime elezioni di primavera per il rinnovo del Consiglio comunale. In rampa di lancio in Fratelli d'Italia la candidatura di Armando Floris, appena passato al partito della Meloni, da Forza Italia. Sentiamolo nell'intervista di Gioia Chiostri. È evidente che io ci stia lavorando da un po' di tempo, cercando di presentare, di preparare una proposta forte, ma la mia è una decisione politica di appartenenza che ritengo anche sia coerente con la mia storia personale. Io ho iniziato parecchi anni fa nel movimento giovanile di Alleanza Nazionale, ho un profilo di destra che ho sempre avuto, poi Alleanza Nazionale è diventato PDL e sono rimasto lì, PDL è diventato Forza Italia, oggi c'è una forza che è Fratelli d'Italia, che secondo me è in crescita su questo territorio. Il mio probabilmente sarà
uno dei nomi all'interno di Fratelli d'Italia. Qualche dritto e qualche rovescio si è già assaggiato, soprattutto sui social. Che campagna elettorale sarà questa per Avezzano? Io penso che noi abbiamo la responsabilità di far sì che il livello della discussione sia il più alto possibile. E parliamo di contenuti, non solo di forma. Qual è il primo sul quale bisogna lavorare politicamente per il bene della città di Avezzano? Sicurezza, secondo me, è il primo in assoluto. Sicurezza intesa non solo come capacità di gestione dell'ordine pubblico, ma anche sicurezza economica. Connesso o no con la politica, il gesto vandalico dello squarcio delle gomme dell'auto di Floris, avvenuto nella notte del 30 dicembre scorso, è stata presentata formale denuncia al commissariato di polizia di Avezzano. Ma abbiamo finito il 2019 con le gomme sgonfie, dai, mettiamola così. In città stanno avvenendo delle situazioni di questo tipo. Io penso che sarà uno degli elementi dei quali ci si deve occupare. Per carità, non avviene solo ad Avezzano. Al momento mi sentirei di escludere ogni collegamento con la politica, c'è l'elemento di casualità, ma insomma mi piace pensare che non abbia nessuna attinenza. Auguriamoci di iniziare il 2020 con le gomme gonfie. Un documentario sulla falconeria girato in quattro continenti e anche nella nostra regione approderà al Santa Barbara International Film Festival in California. Ce lo racconta il falconiere Giovanni Granati, uno dei protagonisti di questo film. Sentiamolo. Si chiama Overland, il documentario americano sull'affascinante mondo della falconeria. È stato girato in 5 anni, facendo tappa in 4 continenti diversi, anche in Abruzzo, mettendo in luce le splendide cornici della nostra regione, tra cui Rocca Calascio. Overland parteciperà al Santa Barbara International Film Festival, uno degli eventi cinematografici più importanti al mondo, che si terrà in California dal 16 al 25 gennaio. I registi sono Elizabeth Haviland e Rever Lanou, due importanti documentaristi a livello internazionale che vivono in North Carolina. È praticamente il primo vero documentario sull'arte della falconeria a livello internazionale, quindi le persone che vedranno questo film avranno l'opportunità di immergersi in questa straordinaria arte che ha sempre attirato le varie civiltà che si sono succedute negli tempi, per la sua capacità di riuscire ad unire l'uomo in simbiosi con l'animale e quindi anche in simbiosi diretta con la natura. Ed è questo il punto cardine del girato, rimanere in contatto con il proprio spirito naturale e primordiale, anche quando la società moderna minaccia di cancellarlo. Questa spiritualità può essere recuperata tramite la falconeria, praticata in lungo e in largo fin dagli antichi Sumeri. L'arte della falconeria è, come ripeto, un'arte eccezionale che ti dà la possibilità di riuscire a interpretare le leggi naturali attraverso proprio gli animali. E quando il falco viene liberato e prende praticamente i venti, anche se si allontana dall'uomo, continua ad avere questa connessione con esso, ma in qualunque frangente può anche decidere comunque di riprendersi la sua libertà. Quindi questa parte affascinante della falconeria è una legge che ci insegna che in qualunque momento anche noi uomini possiamo essere liberi e al di fuori da questa società che ci lega e ci rende sempre più schiavi. Il documentario, però, che tra pochi giorni sarà consumato dal pubblico internazionale, in Abruzzo non si è sottratto ad alcune polemiche. Associazioni ambientaliste infatti hanno puntato il dito contro i falconieri, i quali intaccherebbero l'equilibrio dell'ecosistema. Le aquile hanno il diritto di volare, ma soprattutto Rocca Calascio è un ambiente che è urbanizzato e visitato da migliaia e migliaia di persone l'anno, con cani, con alianti, droni, concerti. Presentato in anteprima mondiale il 17 gennaio, il film giungerà poi al grande pubblico, approdando nelle sale cinematografiche o su Netflix. Siamo così arrivati alla pagina dello sport. Iniziamo dal calcio di Serie B. Sono già sfumati 2 potenziali obiettivi di mercato per il Pescara. Mancini e Vido escono dai radar dei dirigenti biancazzurri. Intanto da ieri la squadra si è ritrovata con una seduta pomeridiana e oggi si lavora a ritmo di 2 allenamenti per tutta questa settimana. Vediamo il servizio di Andrea Costantini.
Avanza Antonino Lagumina, sfumati Gabriele Moncini e Luca Vido, e questo è il borsino dei centravanti per il Pescara. Moncini ha firmato il contratto che lo lega al Benevento a titolo definitivo fino al 2023. Luca Vido lascia Crotone e con il beneplacito dell'Atalanta è pronto a sposare la causa del Pisa. Per la terza stagione consecutiva l'attaccante, cresciuto nelle giovanili del Milan, entra nei radar biancazzurri. Sembra la soluzione ideale, ma poi il connubio non si configura. Per Lagumina finora una stagione non esaltante ad Empoli, 16 presenze e 4 reti. La squadra toscana vuole rifare in gran parte l'attacco e segue i vari Tutino, Ciciretti, Lavantia, c'è già Mancuso, e allora l'attaccante palermitano potrebbe lasciare l'Empoli e sembra essere un profilo interessante che a Pescara potrebbe trovare riscatto. Parola che si potrebbe ben accostare anche agli attaccanti ora a Cremona, con particolare riferimento a Simone Palombi, più alla portata rispetto a Daniel Ciofani. Mentre proseguono le valutazioni degli uomini di mercato biancazzurri, la squadra da ieri è di nuovo al lavoro al centro Vestina di Montesilvano e già da oggi si andrà al ritmo di due sedute quotidiane fino a domenica, quando potrebbe poi disputarsi un test in famiglia. Al lavoro ovviamente anche Ledian Memushai, al centro del caso che ha scosso la fine del 2019 con l'esclusione dai convocati operata da Zauri per la gara col Chievo, dopo la reazione plateale al cambio nella partita di Livorno. Il centrocampista è un punto di forza, un giocatore imprescindibile, come ha ribadito il presidente Daniele Sebastiani, che non a caso ha sparato la cifra di 1 milione di euro qualora qualche club sia intenzionato a bussare per Memushai, che al Vestina è sembrato carico e motivato e sta lavorando serenamente. Con il ritiro all'Ecco Hotel di questa settimana non mancheranno opportunità di confronto anche sereno e informale con il tecnico Luciano Zauri, per un dialogo che deve servire più che altro a togliere situazioni di eventuali imbarazzo per il futuro, più che chiarire il motivo di quello che è uno tra i tanti sfoghi che si vedono nel corso di qualsiasi gara quando c'è una sostituzione. A meno di sviluppi clamorosi, Memushai resterà a Pescara, al contrario di tanti altri elementi pronti a lasciare. Cisco, prossimo a rientrare al Sassuolo, Ingelson all'Udinese, Celli potrebbe optare per la soluzione Rieti in Serie C. Adesso andiamo in Serie D. A distanza di 3 giorni dalla gara, l'allenatore dell'Avezzano Antonio Meco Monaco torna sulla incredibile rimonta della sua squadra in pieno recupero a Campobasso e loda la voglia di lottare del gruppo. Il 2-2 di Selvapiana fa bene al morale di un Avezzano che ora deve accelerare per risalire in classifica a partire dallo scontro diretto di domenica contro la San Giustese. Il servizio. Io definisco i ragazzi fantastici perché comunque hanno recuperato una partita ormai quasi conclusa, quindi secondo me hanno fatto qualcosa di importante, anche se in questo momento il punticino magari non è tanto, però Campobasso era una partita difficile dopo la sosta, ovviamente contro una squadra accreditata alla vittoria del campionato, quindi siamo contenti di questo punto, fermo restando che comunque noi avevamo approcciato bene la partita, avevamo fatto prima del gol, avevamo fatto buone cose e potevamo andare anche in vantaggio. Poi è normale che appena prendi gol vengono meno le forze, vengono meno un pochettino l'idea, perché comunque i ragazzi sanno che adesso le partite sono di meno e quindi vanno un attimino in ansia, però poi io penso che i ragazzi hanno disputato una buona partita. Ovviamente la cosa è eclatante perché la partita l'abbiamo pareggiata proprio alla fine, però questo è sinonimo di forza, è sinonimo di crederci in quello che stiamo facendo, un buon punto secondo me, e da questo punto dobbiamo ripartire per la partita di domenica. Come mai, mister, i gol non sono arrivati nei 90 minuti precedenti? Che cosa è mancato? È mancato un pizzico di cattiveria sotto porta, perché qualche altra occasione noi l'abbiamo creata. Ovviamente non possiamo chiedere ai ragazzi di andare a Campobasso e creare 10 palle gol, perché stiamo giocando contro una squadra molto forte, però noi le nostre occasioni le abbiamo avute, siamo stati un pochettino sfortunati anche nel prendere i gol, perché sono stati un pochettino casuali secondo il mio punto di vista, però ripeto, ai ragazzi bisogna dare atto che ci hanno creduto fino alla fine, e da questo punto, da questa prestazione, perché secondo me la prestazione c'è stata, dobbiamo andare avanti.
È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete on demand trovate i nostri servizi sul canale YouTube e sul nostro sito www.tv6.it. L'augurio di un buon proseguimento con la nostra programmazione.